Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar. Io sono Michela Di Pitonto di Formespia. Questo webinar è organizzato nell'ambito della SAA, della settimana dell'amministrazione aperta 2019, che si svolge proprio questa settimana dall'11 al 17 marzo. Buongiorno a tutti, io vedo che già siete moltissimi. Allora, questo webinar è organizzato nell'ambito di una convenzione con Agid, Italia Login Servizi Digitali, quindi sapete che i nostri webinar sull'innovazione digitale, questa settimana abbiamo organizzato 5 webinar che dureranno un po' meno rispetto al consueto, dureranno un'ora dalle 12 alle 13, ma ogni giorno avremo un webinar dedicato ai temi della crescita digitale. Oggi parleremo delle azioni di Agid a supporto della trasformazione digitale nei territori, quindi azioni molto importanti di supporto di Agid per favorire la trasformazione digitale proprio con un percorso di affiancamento delle pubbliche amministrazioni. Vediamo nel dettaglio il programma di oggi che è molto fitto, quasi non mi è entrato nelle slide. Cominceremo con Maura Montironi di Agid, Account Manager Territoriale di supporto alle PA, che ci parlerà dell'Agenda Digitale Nazionale e il Piano Triennale per l'Informatica nella PA. Subito dopo, sempre Account Manager Laura Aglio ci presenterà le azioni di Agid per il supporto alla transizione digitale nelle pubbliche amministrazioni locali. E seguirà Daniela Pascale, sempre Account Manager di Agid, con l'accordo quadro per la crescita e la cittadinanza digitale e gli accordi territoriali. Poi abbiamo tre esperienze importanti, sempre molto importanti per i nostri webinar, che ci racconteranno ciò che hanno fatto nelle loro amministrazioni. Avremo la Regione Abruzzo con Luciano Cococcia, responsabile dell'Ufficio Infrastrutture Tecnologiche e Geografiche. E poi seguiremo con la Regione Veneto con Luca Di Pietro, direttore CT, strategia ICT e agenda digitale. E finiremo con Giuseppe Iacono, capo segreteria tecnica dell'assessorato Roma Semplice, quindi l'esperienza di Roma Capitale. Quindi abbiamo un programma fittissimo e i nostri relatori appunto ci daranno una panoramica su quello che sono appunto i rapporti tra Agid e territori per la trasformazione digitale. Io mi prendo intanto qualche minuto anche per raccontarvi appunto quelli che sono i prossimi webinar di questa settimana organizzati con Agid. Domani parleremo di Open Data alla luce della nuova direttiva dell'Unione Europea PSI. Mercoledì parleremo di alcuni ruoli chiavi per l'innovazione digitale, in particolare parleremo del responsabile della transizione digitale e del responsabile della gestione documentale della conservazione del protocollo informatico e del Data Protection Officer. Giovedì, sempre alle 12, parleremo del nuovo equilibrio tra privacy e trasparenza, vedendo appunto quali sono i confini tra questi due ruoli, il garante della privacy e della trasparenza. E venerdì invece concluderemo con gli strumenti per la generazione e la diffusione dei servizi digitali, community e riuso software. Quindi questi sono i temi organizzati in collaborazione con Agid. Come Formespia invece abbiamo 11 webinar. Cliccando su questo link 11 webinar potete andarvi a vedere tutti i seminari online che abbiamo organizzato e iscrivervi a quelli che più vi interessano. Stamattina abbiamo aperto con il primo webinar dedicato al quarto piano d'azione per l'Open Government 2019-2021. Quindi se volete andarlo a rivedere potete farlo. A breve, insomma, verrà pubblicata la registrazione del webinar. E quindi potete andare sul sito della settimana dell'amministrazione aperta e vedere le iniziative anche appunto a livello nazionale che sono state organizzate e iscrivervi e andare a vedere magari eventi, a partecipare anche a livello fisicamente, insomma, agli incontri del vostro territorio. Al momento ci sono 331 eventi sul territorio. Quindi vi consiglio di andare a vedere e anche di seguire l'account Twitter di Italia Open Government Partnership. Allora, io direi che, visto il programma molto fitto, vedo che già siete 163, direi di cominciare. Quindi darei la parola a Maura Montironi,
account territoriale per il supporto specialistico all'EPA. Buongiorno Maura. Buongiorno Michela, benvenuti a tutti. Allora, ti do la parola per il tuo intervento sull'Agenda Digitale Nazionale e Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. A te la parola. Ah, e poi direttamente l'AGID ti darà, diciamo, la parola da solo per ottimizzare i tempi, quindi poi seguirà Laura Aglio e successivamente Daniela Pascale. Grazie Maura, a te la parola. Grazie Michela, buongiorno a tutti. Oggi parleremo delle azioni AGID a supporto della trasformazione digitale nei territori e io in particolare vi descriverò a grandi linee l'Agenda Digitale Nazionale e il Piano Triennale per l'Informatica nella PA. Il contesto nazionale di riferimento vede come elementi cardine della trasformazione digitale la strategia per la crescita digitale 2014-2020 che rappresenta l'Agenda Digitale Italiana approvata nel 2015 dal Governo e dalla Commissione europea e che riguarda un ammontare di risorse destinate al digitale a livello nazionale e locale di 4,6 miliardi di euro. Successivamente, tramite il modello strategico di trasformazione digitale della PA, Agid ha individuato gli elementi tecnici abilitanti per realizzare l'agenda digitale nazionale e nel 2017 è stato pubblicato il primo piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Per il triennio 17-19, che ha definito gli obiettivi da raggiungere e le azioni da realizzare per ogni elemento del modello strategico. A livello nazionale, la cornice normativa di riferimento è rappresentata, la principale norma di riferimento è rappresentata dal codice dell'amministrazione digitale, ovvero il decreto legislativo 82 del 2005 e le successive modifiche e integrazioni. Per quanto riguarda l'agenda digitale nazionale, essa è stata predisposta dall'Agenzia per l'Italia Digitale con un approccio collaborativo con le altre amministrazioni e gli stakeholders principali del settore della trasformazione digitale e è stata predisposta a valle di un processo di consultazione offline e online con tutti questi interlocutori privilegiati. L'agenda digitale nazionale prevede azioni che incidono sugli interventi della pubblica amministrazione ritenuta piattaforma abilitante per la trasformazione digitale del paese, azioni per il coordinamento unitario della programmazione degli investimenti pubblici in innovazione digitale e ICT, azioni per favorire lo switch off verso il digitale e interventi che vogliono a incrementare e quindi favorire lo sviluppo di competenze nelle imprese e la diffusione della cultura digitale tra i cittadini per aumentare la domanda dei servizi digitali. La strategia per la crescita digitale 2014-2020 rappresenta anche la condizionalità ex ante per l'utilizzo efficace e efficiente dei fondi europei destinati al digitale, in particolare per l'obiettivo tematico 2, crescita digitale, del Fondo europeo di sviluppo regionale. Dopo la predisposizione dell'agenda digitale nazionale che spetta appunto ad Agid, in coerenza con l'agenda digitale europea e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato predisposto il modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA e per ciascuno degli elementi tecnici per favorire la trasformazione digitale messi in atto, Agid, attraverso il piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione, fissa gli obiettivi a cui devono conformarsi tutte le pubbliche amministrazioni nell'utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche per il riconoscimento dei diritti digitali di cittadini e imprese, individua i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni per ciascuno degli ambiti di intervento riportati nel modello che vedete a destra, e quindi l'accesso ai servizi, le infrastrutture immateriali, le infrastrutture fisiche, gli ecosistemi e la sicurezza, ad esempio. Favorisce l'adozione di infrastrutture standard che riducono i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorano i servizi erogati e guida la razionalizzazione della spesa ICT della PA. Nel 2017, il 31 maggio, è stato approvato il primo piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, realizzato con un processo multi-governance che ha visto il coinvolgimento di pubbliche amministrazioni centrali, locali e altri stakeholder chiave per la trasformazione digitale, ed è di prossima pubblicazione il nuovo piano triennale per il triennio 19-21, anch'esso elaborato in un'ottica di collaborazione con le
gli interlocutori e gli attori chiave del settore della trasformazione digitale, allargando il panel a oltre 70 amministrazioni e quindi tutte le regioni, tutti i ministeri, le 14 città metropolitane relative ai comuni capoluogo, ma anche le società in house regionali centrali e le centrali di committenza nazionali e regionali. Passo quindi la parola alla collega Laura Aglio per presentarci l'azione di Agid per il supporto alla transizione digitale delle pubbliche amministrazioni locali. Quindi chiedo a Laura di attivare webcam e microfono in modo da poter passare la parola. Ecco Laura. Buongiorno a tutti, grazie Maura. Io ho il compito quindi di introdurvi in quello che invece è il contesto locale e territoriale segue e è collegato quindi al contesto nazionale europeo presentato da Maura, in quanto la trasformazione digitale ovviamente a livello territoriale si attua attraverso una serie di strategie che sono finanziate da fondi e programmi differenti, da fondi quali il fondi strutturali, fondi di bilancio di regioni, province autonome ed enti locali e fondi nazionali. Tutte queste strategie sono realizzate attraverso tipologie di documenti di programmazione differenti, quindi sia le agende digitali ma anche per chi si è dotato di piani triennali locali. Altro strumento sono i programmi operativi regionali, il FES in particolare, l'obiettivo tematico 2 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, e i piani operativi dei comuni delle città metropolitane, a valere ovviamente sul PON Metro, quindi il programma operativo nazionale dedicato alle città metropolitane. Entrando più nel merito di quello che è l'approccio di Agid nei confronti del territorio, diciamo che Agid, a partire da un'analisi dei contesti locali e dei relativi fabbisogni, attività che poi noi account manager svolgiamo quotidianamente, affianca le pubbliche amministrazioni nella realizzazione di questi programmi territoriali, attraverso ovviamente delle forme strutturate di confronto e di scambio continuo. Agid in particolar modo accompagna regioni, province autonome, città metropolitane, comuni delle città metropolitane, attraverso anche accordi con la conferenza delle regioni e l'Agenzia per la coesione territoriale, di cui poi ci parlerà la collega Daniela Pascale, con l'obiettivo di identificare i fabbisogni di accompagnamento, favorire la crescita delle competenze nei territori, che è un tema chiave per poter attuare tutti questi interventi, allineare le programmazioni locali all'agenda digitale e al piano triennale, pur mantenendo ovviamente le programmazioni locali già definite, favorire anche quelle sinergie tra gli enti e gli attori territoriali per ovviamente ridurre anche quelle situazioni di sovrapposizione di interventi che possono essere presenti a livello locale e poi supportare l'attuazione degli interventi locali e nazionali. Questo approccio si sostanzia ovviamente in azioni, Agid quindi con le risorse del PON Governance e capacità istituzionali ha messo in campo delle azioni di accompagnamento a favore delle pubbliche amministrazioni locali proprio per definire e sviluppare queste iniziative progettuali e per rafforzare quella che viene definita la capacità amministrativa del personale coinvolto. In che modo? Le principali azioni sono la realizzazione di portali, di community, di piattaforme abilitanti, di kit, qualcuno di voi avrà sentito parlare del kit comunica.italia.it per la comunicazione, il marketing e lo storytelling, ma anche tutte le piattaforme molto più conosciute come Speed, Pago, PA community o portali come le linee guida di design. Quindi questo serve ad offrire migliori servizi digitali a cittadini ed imprese. Mette poi a disposizione anche soluzioni innovative e sperimentazioni per le tecnologie ad esempio emergenti e individua a livello territoriale quelle buone pratiche, quei modelli organizzativi che poi possono essere messi a disposizione di altre amministrazioni grazie anche al coordinamento e al lavoro che all'interno di Agid facciamo quotidianamente per altre PA. Realizza linee guida e servizi di affiancamento per il famoso change management o gestione del cambiamento e l'allineamento al paradigma cloud che rientra nell'ambito degli interventi di razionalizzazione ICT e cloud enabling. E poi il rafforzamento delle relazioni ovviamente con il territorio che è principalmente a carico degli account manager territoriali ma non solo e dei team tecnici a supporto specialistico delle pubbliche amministrazioni locali e dei tecnici locali. Tutti questi interventi trovano un esempio nell'azione che Agid sta svolgendo con i responsabili per la transizione al digitale, che sono previsti l'ufficio del responsabile per la transizione al digitale, previsto l'articolo 17 del CAD,
Questa azione è in linea con la funzione di promozione della cultura digitale e della ricerca anche tramite comunità digitali regionali, previsto dall'articolo 14 bis, comma 2 del CAD. I responsabili per la transizione digitale hanno ricevuto una convocazione, quelli di regioni, ovviamente province autonome, città metropolitane e comuni delle città metropolitane, a metà febbraio in AGID, proprio per avviare un gruppo di lavoro permanente. Questo perché? Perché sono il punto di contatto con le loro amministrazioni, con AGID, con i territori, mettiamo a disposizione quindi come AGID degli strumenti, delle aree di collaborazione, spazi di discussione, gruppi di lavoro online, oltre che modelli applicativi, studi, materiali didattici, quindi attività che stiamo svolgendo in questi mesi, che svolgeremo nei prossimi mesi, per creare maggiore sinergia e collaborazione con questi soggetti che devono transitare le loro amministrazioni locali al digitale. Quindi, per chiudere, possiamo dire che per accompagnare le pubbliche amministrazioni locali, AGID ha scelto di sviluppare dei progetti e degli asset, quindi che sono calabili all'interno di queste amministrazioni, come componenti di progettualità locali, ovviamente senza snaturarle della peculiarità specifica, e per ottimizzare gli interventi ICT, personalizzando ovviamente il modello di deployment di questi asset sulle PA in funzione del modello di aggregazione territoriale scelto da ogni amministrazione. Quindi questi interventi sono indirizzati a integrare la spesa attraverso l'effetto leva di tali asset, supportare il ruolo di soggetto aggregatore e sostenere ovviamente nel percorso di attuazione la programmazione locale. Quindi per rappresentare meglio come tale logica asset based, quindi per moltiplicare il valore, si attua, passo la parola alla collega Daniela Pascale, che vi racconterà questa esperienza di AGID nell'ambito della collaborazione AGID Regioni. Quindi chiedo a Daniela di collegarsi. Buongiorno a tutti, bentrovati. Entreremo nel vivo delle azioni AGID a supporto del territorio attraverso un focus sull'accordo quadro per la crescita e la cittadinanza digitale verso gli obiettivi Europa 2020, stipulato il 16 febbraio 2018 dall'Agenzia e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ai fini dell'attuazione della strategia crescita digitale del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, della strategia agire le agende digitali e delle strategie regionali. E in questa cornice l'accordo individua degli obiettivi prioritari strategici che vedono l'agenzia e i territori contribuire alla realizzazione di tutte quelle azioni tese a coordinare le attività connesse ai piani territoriali. Gli obiettivi prioritari sono volti a monitorare congiuntamente gli aspetti tecnici, economici e di risultato sull'attuazione del piano triennale e delle agende digitali, a favorire un miglior coordinamento tra le azioni regionali e i progetti del Home Governance sviluppati da AGID con altre azioni previste da progetti nazionali. Consolidare anche il percorso di aggiornamento del piano triennale nazionale attraverso contributi di ciascuna amministrazione e attivare dei percorsi strutturati per la definizione condivisa delle linee guida previste dal CAD per la successiva attuazione. Ed infine mettere in sicurezza le infrastrutture fisiche e implementare il paradigma cloud nelle PA. Non da ultimo sviluppare e meglio definire il ruolo delle regioni in chiave di soggetto aggregatore territoriale per il digitale, una figura e un ruolo cardine nel processo di trasformazione digitale dei territori che vede le regioni in un ruolo di coordinamento nel rispetto delle competenze di ciascun ente che potrà assumere un'estensione territoriale e un'ampiezza di ambiti secondo geometrie variabili regione per regione. Le macro tipologie di aggregazioni per i soggetti territoriali per il digitale sono state individuate nell'aggregatore intermediario tecnologico, nell'eventualità in cui l'amministrazione si offra ad impegnare e a mettere
A disposizione degli enti territoriali le infrastrutture e i sistemi, un soggetto aggregatore di processo nell'eventualità in cui l'amministrazione decida di raccogliere le adesioni degli enti territoriali alle piattaforme e a facilitare le azioni di censimento, è una azione di aggregatore per la disseminazione nella fattispecie in cui l'amministrazione si impegna a promuovere azioni per la diffusione delle attività sul territorio di formazione e informazione. L'accordo, nell'ambito di questa cornice dell'accordo quadro, sono stati individuati i primi asset, un primo paniere di asset che Agid mette a supporto per la realizzazione delle progettualità regionali. Degli asset in chiave di toolkit, di strumenti e di linee guida che, come la slide vi illustra, attengono e si riferiscono ai principali layer del piano triennale, come ad esempio la realizzazione di progettualità nell'ambito degli ecosistemi individuati o l'integrazione dei servizi locali con le piattaforme immateriali, o ancora di più toolkit per attività di comunicazione e divulgazione che possano favorire e permettere un'armonizzazione delle azioni sul territorio e la promozione di specifiche declinazioni che valorizzino le specifiche esigenze territoriali. Questi asset messi a disposizione da Agid sono anche implementati attraverso team specializzati messi a disposizione da Agid per i territori per supportare il deployment del piano triennale e certamente le attività, le strategie di ogni singola regione declinate secondo le proprie strategie regionali. L'accordo quadro stipulato con la conferenza delle regioni e delle province autonome a livello di governance vede una cabina di regia in seno alla commissione speciale agenda digitale della conferenza delle province autonome allargata a 3 rappresentanti agili. Con funzione consultiva è chiamato a partecipare anche un rappresentante della rete della società ICT dell'in-house. È un luogo di confronto, è un luogo di dialogo per avere un confronto continuo e monitorare le azioni e la realizzazione delle attività congiunte Agid, Regioni e Province Autonome. La declinazione delle azioni congiunte avviene attraverso la stipula di specifici accordi territoriali tra l'Agid e le singole Regioni e Province Autonome ed è il luogo in cui si costruisce e si concerta il piano di attività di progettuale di ciascuna Regione a fronte del quale Agid mette a disposizione, individua asset e team specialistici per poter supportare le progettualità sul territorio. A sostegno dell'attività di accompagnamento, Agid ha previsto un modello di Program Management Office che si struttura in un PMO centrale e regionale. Un PMO centrale che ha il compito di definire gli approcci metodologici e gli strumenti da adottare, di predisporre il modello di coinvolgimento e di funzionamento dei centri di competenza tematici Agid e di coordinare i PMO regionali. PMO regionali che sono definiti nell'ambito di ogni singolo accordo territoriale, il cui compito è quello di coordinare le attività operative dell'accordo territoriale e, in coerenza con gli interventi programmati, condividere e concertare un master plan di progetto delle azioni di accompagnamento Agid a ogni singola progettualità programmata dalla regione. Il fulcro dell'attività di indirizzo e anche di accompagnamento è costituito dai centri di competenza tematici Agid, che hanno un ruolo fondamentale nel fornire ai territori competenze specialistiche e diffondere conoscenza rendendo disponibili gli asset sviluppati centralmente a supporto delle progettualità locali. Vengono attivate attraverso i PMO con cui operano e dialogano per comprendere le specifiche esigenze e dimensionare anche gli interventi di accompagnamento. Questo in una logica di un approccio che valorizza un approccio bottom-up per raccogliere i fabbisogni e individuare le best practice territoriali che attraverso le risorse degli account manager territoriali, quindi risorse cerniera, vengono trasferiti ai centri di competenza tematici Agid per creare, facilitare
il dialogo istituzionale e favorire una migliore condivisione delle attività volte al deployment del piano triennale delle strategie regionali. Questo approccio trova forma anche nel Program Management Office regionale come modello di relazione per l'attuazione degli accordi territoriali in una forma di continuo dialogo e scambio tra i territori e l'agenzia. L'attività che viene posta in essere degli account manager territoriali è un'attività deputata, dedicata alla raccolta dei fabbisogni, alla mappatura anche del territorio in termini di individuazione di anche sinergie tra i territori stessi e per diffondere anche eventualmente best practice che i centri di competenza individuano nell'ambito delle progettualità programmate negli accordi territoriali. Questo approccio ha permesso di avviare con le regioni e le province autonome un dialogo sinergico che ad oggi vede la stipula di 4 accordi territoriali con la Regione Abruzzo, la Regione Sardegna, la Regione Puglia e la Regione Lazio e la maggior parte delle regioni aver avviato un processo di definizione dell'accordo e altre regioni in corso di avvio. Questo quadro ci rappresenta ad oggi una attività di dialogo tra il territorio e l'AGID di definizione di asset a sostegno delle progettualità regionali che in ogni accordo territoriale trova una specifica forma e uno specifico anche asset rispetto ai singoli progetti programmati. A conclusione del mio intervento vi illustro gli account manager territoriali dedicati al territorio che oltre alle colleghe Laura Aglio e Maura Montironi che avete avuto il piacere di ascoltare c'è anche il collega Enrico D'Alessio e il collega Michele Lo Squadro dedicati ai territori per la Campania, Sardegna, Toscana, Umbria e Marche, Enrico D'Alessio, Michele Lo Squadro, Puglia, Lombardia, Lazio, Basilicata, Friuli, Venezia e Giulia con le rispettive città metropolitane e comuni. Questo slide di conclusione vi rinvia anche ad una casella agida mt@agid.gov.it al quale potrete rivolgere i vostri eventuali domande, i vostri eventuali quesiti e risponderemo certamente come ecco, oggi in questa occasione stiamo facendo. Grazie Daniela per il vostro intervento, insomma ringrazio tutte e tre. Allora, per ora è arrivata solo una domanda in cui viene chiesto perché le province non vengono citate. Non so se vuoi rispondere tu o Laura o Maura. Ok, vedo Laura che si sta connettendo, devi accendere il microfono. Okay. Allora, in effetti non abbiamo citato le province perché quello che vi abbiamo rappresentato è il primo gruppo di amministrazioni con cui AGID ha iniziato ovviamente a interagire. In realtà è in corso un dialogo con UPI e anche con ANCI proprio per coinvolgere e affiancare le province e i comuni. Quindi insomma diciamo che è un'attività in corso che presto potremo comunicare, eventualmente anche rendere ufficiale. Va benissimo, grazie Laura. Allora per ora proseguirei con il programma, quindi darei la parola a Luciano Cococcia, responsabile dell'Ufficio Infrastrutture Tecnologiche e Geografiche della Regione Abruzzo, per appunto parlarci della sua esperienza. Benissimo Luciano, devi attivare il microfono. Credo che sia già attivo, mi sentite? Ecco, perfetto, benissimo. A lei la parola, buongiorno. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora intanto volevo ringraziare AGID e Formez per questa opportunità che mi viene data di rappresentare l'esperienza della Regione Abruzzo nel processo di trasformazione dell'ente e anche del territorio regionale. In questo mio brevissimo intervento cercherò di dare un cenno sulle iniziative contenute nell'accordo di programma quadro di cui abbiamo sentito parlare prima e che la Regione Abruzzo è stata la prima firmataria
Mi soffermerò però non tanto sugli interventi contenuti nel nostro accordo, di cui darò semplicemente un cenno, ma sulle novità che introduce questo accordo, ossia sui servizi di supporto offerti da Agid. La Regione Abruzzo è stata antesignana nella stipula degli accordi di programma quadro in ambito informatico. Il primo accordo di programma quadro sulle infrastrutture immateriali stipulato sul territorio nazionale è del 2002 e riguarda proprio lo sviluppo della società dell'informazione della Regione Abruzzo, stipulato con l'allora DIT, il Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica. In questi 17 anni la Regione Abruzzo ha utilizzato questo strumento di programmazione, l'accordo di programma in ambito informatico per ben 7 volte. L'ultimo, il 14 giugno 2018, con cui abbiamo stipulato con l'AGID dell'Agenzia per la Coesione il primo atto integrativo all'APQ Crescita Digitale della Regione Abruzzo. In Regione Abruzzo lo strumento dell'APQ, oltre a strumento di programmazione, è sempre stato visto come uno strumento di condivisione delle strategie di livello nazionale, e come stimolo al raggiungimento dei risultati che vengono di volta in volta condivisi. Allora, gli interventi presenti nell'accordo di programma quadro discendono dallo strumento di programmazione regionale che è l'agenda digitale della Regione Abruzzo. L'agenda digitale copre il periodo 2014-2020 e in questo accordo di programma quadro le risorse finanziarie che ammontano a 7 milioni di euro sono a valere sul Porta Esbre 14-20 e nell'accordo di programma sono presenti ben 12 interventi. In questa slide sono riassunti tutti e 12 gli interventi della Regione Abruzzo. Provo a darvi qualche chiave di lettura in quanto sono sparsi semplicemente i titoli. Tra i principali troviamo il Cloud Enable, che costituisce in qualche modo l'anello di congiunzione tra la vecchia programmazione e la nuova programmazione. Che significa? Nella vecchia programmazione il progetto principale era la realizzazione dei centri tecnici federati della Regione Abruzzo, centri tecnici in grado di erogare servizi in business continuity, servizi per la Regione Abruzzo, con processi di consolidamento e virtualizzazione dei servizi. Con questo progetto si va a traghettare l'erogazione dei servizi in una modalità diversa, in una modalità cloud. Il progetto di Cloud Enable prevede la realizzazione del marketplace di livello regionale, il catalogo delle API integrato con quello nazionale e l'attivazione di una piattaforma basata su container per la riorganizzazione dei servizi regionali in un'ottica di microservizi. Progetto piuttosto ambizioso ed è il progetto che con il maggior impegno economico dell'intero accordo di programma. Tra i progetti che spiccano si vede anche il progetto di Cyber Security. Questo intervento oltre a costituire, a provare a costituire una CERT locale, tratta tutti gli aspetti legati alla sicurezza e alla privacy che porteranno ai processi di certificazione dei servizi erogati dalla Regione Abruzzo. Altro progetto estremamente particolare è il fascicolo del cittadino. È un servizio della Regione Abruzzo ed è il primo servizio della Regione Abruzzo che sarà erogato in modalità software as a services, quindi in un'ottica cloud pura a tutti i cittadini della Regione Abruzzo. Ed è il candidato ad essere il primo presente sul marketplace della regione. Troviamo chiaramente gli immancabili PagoPA e Speed, per la quale la regione si candida al ruolo di aggregatore territoriale. Come abbiamo detto, in questo accordo di programma quadro ci sono tutta una serie di iniziative da parte di Agid che sono a supporto della realizzazione dei nostri progetti. Per
sono concordati intervento per intervento e sono specifici per i singoli interventi. Qui ho fatto una specie di riassunto dei servizi che andremo a utilizzare e che abbiamo già concordato per i progetti avviati. Ho dei 12 interventi presenti nell'accordo di programma quadro, quasi la totalità è stato avviato e alcuni sono in fase di realizzazione avanzata. Quali sono i servizi di supporto che vengono offerti da Agid? Intanto ci favoriranno in questa azione per cui la regione si promuove come aggregatore territoriale in Abruzzo, in particolare sul Cloud Enable, sul progetto SPID e PagoPA. Poi metteranno a disposizione una serie di tool specifici per l'analisi del rischio, un'assistenza per la realizzazione del CERT locale integrato con il CERT della PA centrale, la messa a disposizione di toolkit per il designer delle applicazioni web, strumenti di analisi per il comportamento degli utenti. Agit mette a disposizione anche dei toolkit per lo sviluppo. Mette a disposizione del codice open source, dei repository di codici per favorire la collaborazione con gli sviluppatori. In Regione Abruzzo con questi progetti si sono costituiti dei piccoli centri di sviluppo e quindi sfrutteremo molto questi servizi di collaborazione. L'Agid mette anche a disposizione linee guida, vocabolari, ontologie e soprattutto il modello di interoperabilità. Inoltre, c'è l'impegno di Agid a favorire l'integrazione del catalogo regionale delle API con il catalogo regionale. Per ultima, ma non meno importante, anzi forse l'attività più importante, verranno supportati, in accordo con la Regione Abruzzo, degli interventi di comunicazione e di informazione sul territorio nazionale. Quindi, iniziando dal 20 marzo, inizieremo con il primo evento che si svolgerà sul territorio regionale, inizieranno nella città di Avezzano, con un intervento in collaborazione con Agid, in cui parteciperà la Regione Abruzzo, Agid più il territorio, per diffondere questa cultura della trasformazione digitale. Fattori di successo. Fattori di successo. Un forte commitment, la condivisione dei modelli organizzativi, tecnologici e economici, un'azione congiunta tra Agid e Regione mirata a vincere la resistenza al cambiamento e alla trasformazione digitale. Agli organizzatori, ad Agid e al Formez per questo seminario, per il webinar, che ci permette di approfondire un po' un tema di estremo interesse, perché capire come riuscire a diffondere sul territorio le iniziative, i programmi sia del Ministero, sia di Agid, sia delle regioni è un tema fondamentale. E lo dicevano prima, l'avete visto nel grafico della mappa italiana prima di Veneto, non è ancora sottoscritto il nuovo accordo di programma, ma questo non ci ha limitato in questi anni, anzi in questi anni abbiamo svolto con Agid e col supporto dell'account territoriale e di tutte le strutture di staff, diciamo, di Agid centrale, una serie di attività importanti. Noi abbiamo, come Veneto, approvato la nuova versione, passatemi il termine, dell'agenda digitale del Veneto nel giugno 2017 e partendo da questa versione poi abbiamo subito coinvolto Agid in una serie di attività di disseminazione, riprendendo un po' il loro modello di soggetto aggregatore. In particolare oggi vorrei parlare anche in una logica di complementarietà rispetto alle altre esperienze di come Agid ci ha supportato nell'attività di disseminazione. In questa infografica che voi vedete, in qualche modo vedete rispecchiato e messo in estrema sintesi qual è il concetto dell'agenda digitale del Veneto, a parte i 10 ecosistemi verticali, che sono gli ambiti i domini verticali su cui noi tendiamo ad operare. Ci sono tre driver trasversali importanti: uno è quello delle infrastrutture, uno è quello dei dati e uno è quello dell'empowerment, l'empowerment delle persone. Ecco, qui in questa breve testimonianza di oggi cercherò di parlarvi brevemente di come assieme ad Agid abbiamo cercato di finalizzare il tema dell'empowerment delle persone, della diffusione e della sensibilizzazione della cultura digitale nell'ambito della pubblica amministrazione locale e ovviamente anche nell'ambito dell'amministrazione regionale. Quando intendo locale intendo ovviamente sia
comuni, amministrazioni comunali, sia province, sia ovviamente tutte le unioni e i consorzi che abbiamo presente sul territorio. Siamo partiti da un modello che avevamo già in essere, che noi ovviamente si rifà il modello, è uno schema logico all'interno delle azioni di leadership, che è fondamentalmente fondato su quattro pillar, su quattro pilastri, che sono gli incontri di approfondimento pubblici, dei gruppi di approfondimento tematici, che sono gruppi di lavoro, e due azioni di supporto, che sono una rete di tutor costantemente aggiornata e una base di conoscenza condivisa. Come funziona il nostro modello brevemente, poi eventualmente se ci sono domande o anche interesse possiamo approfondire anche in altri contesti. Organizziamo periodicamente, almeno una volta al mese, una serie di incontri di approfondimento pubblici in cui trattiamo temi che riguardano ovviamente il tema della trasformazione digitale, dal cambiamento normativo a nuove regole, al nuovo piano, a delle esigenze che arriva. Questo momento ovviamente che organizziamo quasi sistematicamente in collaborazione con Agid, valorizza da una parte questa rete di soggetti che noi abbiamo attivato e individuato a livello comunale, a livello di singole amministrazioni, e dall'altro valorizza dei gruppi tematici che periodicamente, anche qui almeno una volta al mese, si incontrano e approfondiscono il tema specifico, il tema che può essere la sicurezza, uno standard specifico, la dematerializzazione digitale, il cloud computing e così via. Questi gruppi di approfondimento sono utilissimi perché nello svolgere la propria attività poi cercano di sedimentare la base di conoscenza che producono attraverso dei format standard che abbiamo definito assieme a loro, vedete la parola Bignami, no? L'idea di fare una Wiki Veneto della pubblica amministrazione, in modo tale da avere una base di conoscenza che poi mettiamo a disposizione di tutti, anche di chi ovviamente non può partecipare né ai gruppi di approfondimento né agli incontri di approfondimento. Questo meccanismo, questo modello basato su questi quattro pillar, due chiamiamoli frontali e due invece online, ci hanno permesso di costruire quello che noi chiamiamo una comunità di riferimento sopra il quale poi noi riusciamo, usando un termine un po' tecnologico, ma forse che visto il contesto fa ben capire, a deployare le nostre iniziative sul territorio. Che cosa abbiamo fatto in questi ultimi 4 anni? I numeri sono abbastanza importanti, 40 incontri di approfondimento, che sono i famosi incontri aperti. Abbiamo circa 20 gruppi di approfondimento su 20 tematiche diverse, dal legale al tecnologico, al contesto applicativo, alle versioni standard, che gestiamo direttamente. Oltre 2.000 operatori soggetti coinvolti, operatori intendiamo ovviamente colleghi della pubblica amministrazione, quasi tutti gli enti del Veneto coinvolti, noi abbiamo 564 comuni, quindi a vario titolo siamo quasi riusciti a coinvolgerli tutti, 20 tematiche indagate e 100 soggetti con cui non riusciamo a mantenere quel gruppo ristretto con cui poi riusciamo da una parte a programmare le prossime attività e dall'altra parte anche a definire le priorità su cui investire nei prossimi anni. Questo percorso è stato fatto, lo dicevamo prima, con l'importantissima collaborazione di Agid, che non soltanto ovviamente ci offre e ci presenta e condividiamo con noi i relatori di primo spicco e da far parlare, da far intervenire questi eventi, ma con Agit riusciamo anche a costruire, a coinvolgere una definizione di quei gruppi di lavoro importantissimi per poi attivare percorsi di disseminazione sul territorio. Questo modello in cui la regione è un soggetto aggregatore, in questo caso divulgativo, riguardante la conoscenza, più che la dimensione tecnologica è un modello importantissimo. Sulla destra vedete anche l'elenco di alcuni temi che abbiamo affrontato di recente, cyber security, vedete il tema del cloud computing, vedete i temi relativi alla dematerializzazione e al codice degli appalti e agli acquisti ST. Come vedete, l'ampiezza dei temi che noi trattiamo è ampia, è veramente variegata e riguarda ovviamente tutti i temi inerenti al focus più ampio della trasformazione digitale, cercando di rispondere sistematicamente alle diverse necessità che ci vengono sollevate dalla nostra comunità di riferimento. Siamo partiti 4 anni fa, nel 2015-2014 in realtà, e in un'ottica più di voler rispondere a un'esigenza chiara e precisa che ci arrivava. E vedo che qualcuno segnala che non si vedono le slide, speriamo di riuscire a recuperare, però eventualmente sono sicuramente a disposizione anche successivamente. Come dicevo, siamo partiti in una logica di
dover rispondere a un fabbisogno chiaro e in qualche modo anche impellente da parte del territorio. Siamo però riusciti successivamente a dar forma a questo modello, che grazie anche all'aiuto di Agis, come dicevo prima, attraverso la Costituzione, attraverso una DGR, una delibera di giunta, di quello che noi chiamiamo una coalizione delle competenze digitali del Veneto, cioè cercare di mettere assieme tutti i soggetti che a vario titolo hanno partecipato, partecipano e parteciperanno a questa iniziativa di sensibilizzazione. Non è stato un passaggio semplice, ma è stato un passaggio importante perché dare una forma anche in qualche modo regolamentare e farsi approvare anche questo modello è sicuramente stato un motivo di affermazione e di accreditamento della nostra iniziativa a livello territoriale. Modello che prevede ovviamente un diverso ruolo. Noi come direzione CT Agenda Digitale abbiamo un ruolo sicuramente di soggetto promotore, ma abbiamo costituito poi due organi importanti. Da una parte un'assemblea che si riunisce una volta all'anno. Il prossimo incontro lo faremo il 28 marzo prossimo proprio a Padova nell'ambito dello SMAU, in cui chiameremo tutti i nostri soci di questa coalizione per lo sviluppo delle competenze digitali a lavorare assieme per programmare il prossimo anno. E poi ovviamente abbiamo un comitato scientifico a cui abbiamo invitato a far parte anche diversi soggetti non strettamente PA, amministrazione come ente locale in questo senso, come le università del Veneto, che ci danno una mano per definire e trovare da una parte le priorità, dall'altra parte esperti da coinvolgere nell'ambito di questa iniziativa. Anche qui mi fa piacere darvi alcuni numeri per farvi capire che poi questa dimensione, in questo caso di iniziativa formale, come ha preso poi anche una forma sostanziale attraverso la sottoscrizione di 40 convenzioni con 40 enti partecipanti. Non sono tutti gli enti del Veneto, perché poi qui abbiamo cercato di coinvolgere i cosiddetti aggregatori di secondo livello in molti contesti. Unioni di comuni, consorzi, ma le stesse province hanno un ruolo fondamentale nella disseminazione in questo progetto di leadership verso il territorio. Abbiamo quindi diversi soggetti che partecipano a questa coalizione. Abbiamo un comitato guida composto da 7 soggetti che sono esponenti del mondo degli enti locali. E poi abbiamo un comitato scientifico con 4 professori che in qualche modo rappresentano le 3 università del Veneto, in più abbiamo un nostro rappresentante. In questa rete abbiamo poi anche formalizzato il ruolo dei soggetti che ci danno una mano, i soggetti tutor e mentor, quelli soggetti importantissimi che assieme a noi periodicamente ci incontriamo per definire lo standard, per capire un po' su quali priorità investire, rappresenta per noi un tassello fondamentale di questa strategia. Questa era l'ultima slide, sono rimasto nei tempi anch'io, forse un po' sforato, mi dispiace. Se avete domande, quello è il mio indirizzo. Grazie Luca per questa presentazione molto chiara e interessante. No, sei rimasto perfettamente nei tempi, anzi hai terminato un minuto prima. Grazie mille. E allora passerei la parola a questo punto a Nello Iacono per raccontarci l'esperienza di Roma Capitale. E ricordo che Nello Iacono è il capo segreteria tecnica dell'assessorato Roma Semplice. Grazie Nello e a te. Grazie, grazie Michela, grazie agli organizzatori. Cercherò di fare un piccolo inquadramento prima di parlare appunto del percorso che stiamo conducendo insieme all'Agenzia per l'Italia Digitale, cercando appunto di capire anche come Roma Capitale può essere, da questo punto di vista, soggetto aggregatore. Nei confronti dei comuni che appunto sono coinvolti a partire dai progetti principali che abbiamo inserito all'interno del PON Metro. Scusate. Il piccolo inquadramento è relativo al quadro di riferimento. A febbraio del 2017 abbiamo approvato un'agenda digitale di Roma Capitale proprio per identificare delle linee strategiche
sulle quali poi poter razionalizzare anche i nostri interventi per quanto riguarda la digitalizzazione dei servizi, ma in qualche modo anche la trasformazione della macchina amministrativa. E su questo abbiamo voluto identificare quattro aree di intervento che in qualche modo sono anche un po' ai limiti rispetto a quello che di solito viene identificato come perimetro dell'agenda digitale. Quindi abbiamo voluto inserire tutto ciò che aveva a che fare con l'open government, quindi trasparenza, partecipazione. E anche tutto il tema relativo agli open data e ai geodati. E così come abbiamo voluto inserire anche tutto il tema relativo alle competenze digitali, sia interne, quindi del personale capitalino, sia anche esterne, per quanto riguarda soprattutto le microimprese e i cittadini. Questo framework che abbiamo condiviso e abbiamo definito anche in maniera partecipata all'interno di più gruppi, tra cui anche quelli che dei gruppi di associazioni che abbiamo anche coinvolto in presenza oltre che online. Abbiamo condiviso quindi un'architettura di intervento che allora in qualche modo si ispirava ed era quindi nelle stesse relazioni e negli stessi indirizzi del modello di interoperabilità che iniziava ad essere definito a livello nazionale. E quindi abbiamo riportato questa architettura declinandola a livello locale, quindi identificando anche lo strato e il livello delle infrastrutture materiali e quindi dei progetti trasversali tipici dell'amministrazione, che possono essere anche quelli, come dal sistema unico di segnalazione al sistema di gestione documentale, anche quelli trasversali rispetto ai servizi che Roma Capitale fornisce sia a cittadini e imprese, ma in qualche modo su cui può porsi anche come soggetto per i piccoli di supporto ai piccoli comuni. Tutto questo l'abbiamo inquadrato nella logica della casa digitale del cittadino che rappresenta non soltanto un progetto che adesso stiamo sviluppando a partire dalle esperienze e dai servizi che già sono erogati nella logica della personalizzazione rispetto alle esigenze dei singoli cittadini e delle singole imprese, ma anche come il framework finale a cui dobbiamo tendere, quindi fare in modo che i servizi siano non soltanto fruiti online, ma anche via via l'esperienza di personalizzazione sia quella che conduce effettivamente a un maggiore utilizzo e a una maggiore fruizione. Nel corso del 2018 abbiamo recepito anche gli indirizzi del piano triennale ICT dell'Agenzia per l'Italia Digitale e l'abbiamo declinato all'interno del nostro piano triennale, quindi andando ancora di più a razionalizzare gli interventi e i progetti di Roma Capitale e soprattutto identificando diciamo così, un asse strategico che è quello di inserire il piano triennale all'interno del ciclo della programmazione, per cui il documento unico di programmazione discende dall'agenda digitale ed è pienamente coerente con il piano triennale, e dall'altra parte anche fare in modo di avere le leve per superare uno dei problemi principali che hanno le amministrazioni, che è quello della mancanza di trasversalità, della presenza dei silos e quindi della possibilità di andare oltre gli steccati dell'amministrazione, non soltanto
dal punto di vista strettamente di infrastrutture, hardware e software, ma anche della comunità del personale che per la definizione dei fabbisogni piuttosto che per la realizzazione dei sistemi a questi progetti partecipa. Quindi abbiamo creato la rete dei referenti per la trasformazione digitale, che è stata un'altra delle azioni che pensiamo ci possa portare a fare effettivamente trasformazione digitale, partendo ovviamente dalle persone, quindi con una comunità che via via condivide il percorso di trasformazione. Ovviamente il piano triennale di Roma Capitale parte da una situazione di elevata frammentazione, quindi il tema da un lato del cloud enabling, e quindi il superamento della frammentazione anche a livello dei data center, piuttosto che una spinta sulle piattaforme abilitanti, sono state e sono ancora degli assi fondamentali. Su questo abbiamo iniziato a consolidare e a sistematizzare il rapporto che già abbiamo ovviamente in atto, in corso con l'Agenzia per l'Italia Digitale, e che ci ha permesso di raggiungere dei risultati importanti, ad esempio portando già nel 2016 una settantina di servizi online con accesso su SPID, e iniziando a utilizzare i kit di comunicazione che l'Agenzia per l'Italia Digitale metteva a disposizione appunto per SPID. Il percorso che stiamo realizzando con Agid è quello di identificare le linee progettuali di maggiore importanza per la collaborazione, sia dal punto di vista ovviamente dell'amministrazione, ma anche pensando a Roma Capitale come soggetto aggregatore nei confronti dei comuni dell'area metropolitana, e dall'altra parte iniziando a capire il tipo di supporto che su queste linee progettuali ovviamente poteva essere dato dall'Agid. E quindi questi sono i temi sui quali stiamo lavorando, definendo delle schede e confrontandoci sulle evoluzioni, anche sui progetti sia in prospettiva in atto da parte di Agid, ma anche quelli in corso di sviluppo da parte di Roma Capitale, quindi partendo ovviamente dalle piattaforme abilitanti, ovviamente da SPID, che abbiamo introdotto anche per i rappresentanti di impresa o ANPR, su cui Roma sta lavorando per un subentro entro l'estate, così come Pago PA per l'estensione a tutti i servizi di Roma Capitale, la CIE, poi andando via di seguito con una partecipazione abbastanza consistente sui gruppi di lavoro creati da Agid per la modellizzazione dei processi, per il riuso, per gli open data, su cui stiamo lavorando per la definizione di un piano di rilascio dei dataset dell'amministrazione, quindi con una condivisione delle strategie e anche delle azioni operative da parte dell'amministrazione, sicuramente per andare verso un'abilitazione del cloud su tutta la parte applicativa, e quindi rompendo, diciamo così, il lock-in che abbiamo trovato abbastanza diffusi, e poi andando sulla sicurezza e alcuni progetti di Roma Capitale, come la Casa Digitale del Cittadino, Forma Rome, che possono essere anche delle esperienze di condivisione e aggregazione anche con altre città metropolitane. L'ultimo punto, visto che ho terminato il mio tempo, è quello delle competenze digitali di base. Ci piace molto il modello che all'interno ha definito la Regione Veneto. Noi ci siamo ispirati per la cittadinanza digitale
anche alle loro esperienze, e quello che stiamo cercando di fare è di realizzare a livello locale una rete di esperienze sulla scuola diffusa per la partecipazione e la cittadinanza digitale, quindi per supportare i cittadini, che possa essere non soltanto aperta al pubblico, ma anche ai privati, alle associazioni, a tutti quelli che su questo fronte vogliono investire. Grazie. Grazie a tutti. Adesso sono andato. Grazie mille Nello per il tuo intervento. Devo dire che tutte le testimonianze molto, molto interessanti, molto importante questo lavoro di collaborazione tra regioni, città metropolitane e AGID. Allora, io direi erano rimaste sospese due domande, quindi se forse Laura Aglio vuole rispondere alle domande che sono arrivate al termine degli interventi di AGID. Allora, c'era una domanda che diceva, di Antonio Costa che diceva: sono passaggi che passano per forza dalle regioni? Intendevo processi che passano dalle regioni? E per quanto riguarda le aziende sanitarie locali e provinciali? Allora, diciamo che in prima Il battuta microfono non sentiamo in questo momento. è acceso il mio microfono. Laura, non ti sentiamo? Il microfono attivo? Sì, Ah, attivo. ok, perfetto. Sì, scusami, vai. Mi sentite? Ok. Dicevo, in prima battuta AGID ovviamente interagisce con i soggetti aggregatori, però ci sono già molti casi proprio perché le amministrazioni regionali o alcune aree metropolitane hanno strutturato loro, come l'esempio del Veneto. Si sono strutturati proprio per fornire anche contatti, formazioni e disseminazioni ai territori che raccogliamo in realtà fabbisogni ad altri livelli delle pubbliche amministrazioni locali e ad esempio li coinvolgiamo in iniziative pilota oppure in applicazioni specifiche e li coinvolgiamo in alcune piattaforme o in alcune esperienze per cui ad esempio nel tool per la cyber security abbiamo coinvolto delle province o delle aziende sanitarie. Quindi anche questo è un altro strumento di accompagnamento che mettiamo a disposizione e non necessariamente passa attraverso l'ente aggregatore. Quindi diciamo che siamo a disposizione anche per raccogliere proprio come AMT e come account manager territoriali queste esigenze specifiche da parte dei territori, qualora ci siano delle buone pratiche o delle richieste specifiche su cui possiamo eventualmente confrontarci con i nostri centri di competenza e verificare la possibilità di trovare sinergie. Sia nel loro territorio di competenza, sia con Agide direttamente. Benissimo, grazie Laura. Non sono arrivate altre domande, quindi a questo punto direi di chiudere. Ringrazio ancora tutti i relatori di oggi. Se qualcuno vuole salutare, aggiungere qualcosa, può attivare webcam e microfono in modo che ci salutiamo e speriamo, insomma, ci siano altre occasioni di approfondimento. Ok, vedo che i nostri relatori molto educatamente salutano con la mano perché siamo tanti oggi, quindi ancora un ringraziamento a tutti, invito tutti ad andare a vedere i nostri webinar dei prossimi giorni, sia sul sito appunto della SA, della Settimana dell'Amministrazione Aperta, che sul sito di Eventi PA. Grazie a tutti, veramente per i preziosi contributi. Buona giornata.